Continuiamo questa puntata qui al Dama 3 per un caffè fuori campo. Parliamo dopo il doveroso blocco al Prodro Nero e a Marco Garavelli per in vista dei play-out, pardon, di Serie D. Parliamo di Serie C femminile, o meno, non più Serie C, bensì Serie B, perché la Musello Saluzzo ha finalmente sfatato il tabù della vittoria del campionato, vincendo 5-0 con la Biellese. Ha conquistato la matematica promozione nella serie cadetta. Di questa partita, l'ultima, e di tutto un po' l'andazzo del campionato, parliamo con due dei protagonisti di questa vittoria: Rica Paoletti, capocannoniera della squadra, e Elena Dutto, che è una giocatrice rappresentativa di questa società, perché è da tanti anni che veste la maglia bianco-verde. Allora, iniziamo da te, Rica, che domenica hai messo a segno l'ennesimo gol di questa stagione. Allora, raccontaci un attimo come è stata vissuta questa partita, perché dopo la gara contro il Piemonte Sport sembrava che la maledizione potesse tornare a colpire dopo due anni dove con l'Albese, con la Juventus, la stagione è stata mangiata nelle ultime uscite. Ma semplicemente abbiamo fatto uno scherzetto a tutti, volevamo vincere il campionato in casa. Potevate dirmelo così. No, a parte gli scherzi, la domenica prima probabilmente siamo entrate in campo un po' convinte di aver già vinto il campionato, molto leggere, di testa, senza la giusta convinzione, giocando con una squadra che anche lì lottava per retrocedere. All'andata gliene avevamo fatte 8, quindi sembrava tutto facile, e poi come sempre il campo è un'altra cosa, quindi era una squadra che aveva bisogno di punti, è entrata con una carica ben diversa dalla nostra e ha meritatamente vinto. E questo forse ci è servito un po' da lezione, e tutta la settimana comunque siamo state cariche, concentrate, a differenza forse delle settimane prima, e quindi poi siamo entrati proprio convinte di far bene. Poi come sempre la palla è rotonda, può succedere di tutto in una partita, però se c'è la determinazione giusta, il divario penso tecnico era abbastanza evidente, quindi abbiamo fatto il nostro dovere, punto, senza infame, senza lode, cioè giocando una partita decisa con carattere, abbiamo ottenuto i punti che ci servivano per vincere. Nonostante il risultato ampio, però è stata una partita vera, anzi anche con momenti abbastanza caldi, perché ricordiamo, loro dovevano comunque provare a vincere per salvarsi, e non sono mancati anche i colpi proibiti, abbiamo visto espulsioni, poi un finale molto teso. Quindi è stato un test comunque vero, nonostante poi 5-0. Eravamo due squadre che avevamo assolutamente bisogno dei tre punti, cioè noi ne bastava una, comunque loro dovevano assolutamente vincere, noi comunque dovevamo assolutamente far punti per vincere il campionato, e quindi per forza di cose in queste partite non ti tiri indietro, né da parte loro né da parte nostra. E poi sì, la partita all'inizio faticava anche a decollare, perché non riuscivamo a segnare, giocando comunque solo noi, con due o tre occasioni che non sono entrate, sai, poi inizia anche a salire un po' la tensione. Poi è andata bene, ho fatto gol anche in maniera discretamente fortunosa, e quindi poi dopo la partita è stata in salita, nel senso che loro non hanno più fatto niente, si sono solo più innervosite, che è abbastanza tipico di quella squadra innervosirsi, quindi poi è andato tutto liscio, diciamo. Elena, tu non hai giocato domenica perché rientravi da una lunga trasferta, quel del Messico. E allora, com'è stato vivere questa partita dalla panchina? Perché immagino che anche lì la tensione si facesse sentire, c'era una grande voglia di vincere, no? Oh sì, era super caldo, cioè super calda l'atmosfera, ma è stato super bello.
c'era stato un momento, avete senza voce, quindi bisogna stimolare leggermente la, per la festa, la chiacchierata. C'è stata la sensazione sin dall'inizio di poterla portare a casa? Avete pensato magari, cavolo, è l'ennesima volta dove fatichiamo? No, questa volta era la nostra volta. Si sentiva. Tra l'altro anche spinte da un pubblico che comunque è stato numerose partecipe. Forse voi non eravate neanche tanto abituate. No. Io mi ricordo sfoghi del buon Andrea Rubiolo negli scorsi anni, negli scorsi mesi, per un pubblico che mancava, invece questa volta ha partecipato. E quindi ha fatto la sua parte. Ecco, attivo. Forse potrebbe anche essere un buon viatico poi per l'anno prossimo, perché in Serie B la cosa continuasse. Anche perché l'anno prossimo, adesso poi mi allascerò ad Andrea e non mancheranno le domande per te. Sì. Visto che sei, ricordiamo, direttore sportivo, per chi non lo sapesse, l'anno prossimo dovreste giocare o potreste giocare al Damiano, o ancora giocherete nel solito campo? Nel solito posto non possiamo più, appunto. Però stiamo valutando diverse ipotesi, Damiano è una di queste. Però facciamo parlare loro, che abbiamo un freccio. Ci sta. Sì, sono attivi. Sì, sì, lui restio a parlare al microfono in genere. Più che altro dispiacerà magari lasciare questa casa, tra virgolette, dove quest'anno avete raccolto comunque 11 vittorie in 11 partite. Quindi, ecco, è un catino infernale per chi viene, anche perché il campo, da tutti dicono, nonostante il manto erboso sia, penso, il migliore che ci sia in regione, molti si lamentano per le grandezze. Voi come vi trovate a giocare su un campo del genere? Perché voi giocando molto sulle fasce. E soprattutto perché comunque l'anno prossimo potrebbe essere leggermente diverso, andare a giocare poi al Damiano, quindi penso cambierà anche un po' quello che potrebbe essere il vostro atteggiamento per un campo più grande. Io penso che quello sia poi questione di abitudine. Adesso io parlo per me, sono 3 anni che gioco lì. Ho giocato anni prima in campi che erano molto più grossi o simili a quello, poi una volta che ci giochi prendi le misure. Se dovessimo giocare in un campo con altre dimensioni, ci adegueremo alle altre dimensioni. Domanda per entrambe: com'è stata la settimana? Questa settimana, cioè la settimana che ha preceduto la partita, perché dopo una sconfitta comunque forse in attesa, non è poi tanto facile riuscire a concentrarsi. Sì, poi giocavate con l'ultima in classifica, avete tutti a favore del pronostico, però quando si perde un'occasione così poi c'è il rischio un po' di avere il braccino corto del tennista e avere più difficoltà di quelle che si avrebbero in condizioni normali. Per voi come è stata questa settimana e magari subito l'immediato post partita dopo la sconfitta di 10 giorni fa? Ma la settimana è stata, come ho detto prima, eravamo cariche, perché comunque ci siamo resi conto di aver fatto un clamoroso errore di valutazione la domenica prima, come dicevo prima, forse troppo convinte, e quindi eravamo super concentrate. Poi io sono scaramantica all'ennesima potenza, quindi non volevo sentir parlare né di festeggiamenti né di vittorie né niente, perché prima, cioè, per non commettere di nuovo l'errore di cantare vittoria prima. E poi ci siamo allenate come sempre, però in questa settimana, a differenza forse di tutto il campionato, ho visto il gruppo proprio unito all'ennesima potenza. Cioè, mentre prima era tutto molto, sempre uniti però all'acqua di rosa, nel senso, no, vincevamo sempre con tanti gol, quindi poi sai, ti viene anche a mancare quella tensione sportiva agonistica che poi ti permette di far bene, cosa che c'è stata invece questa settimana da parte di tutte. E soprattutto devo fare una nomination al nostro capitano, che secondo me in questa settimana ha tirato fuori veramente il capitano. È lei che comunque ha dato forza, è una che di solito non parla tanto, questa settimana ha caricato tutte.
quindi un plauso. Poi anche nei festeggiamenti è stata moderata, è stata prima. Ha vinto il primo premio anche nei festeggiamenti, è arrivata prima anche, okay, lì. Anche lì. Elena invece lei è... Erika ha il compito di fare gol, tu hai il compito di evitarli di fare i gol, giusto? Giusto, sì, in teoria sì. In teoria sì. Dovrebbe funzionare così. Ecco, quest'anno, l'anno scorso hai giocato un pochino di meno rispetto a quest'anno. Com'è stato giostrare una difesa, tu giochi tra virgolette libero, centrale, com'è stato giostrare una difesa abituata a muoversi con Marta Lovera? Che... ha fatto delle scelte lavorative e per problemi di lavoro non è potuta essere presente, noi la salutiamo, questa vittoria chiaramente è anche sua perché tutto quello che è stato costruito anche con lei. Com'è stato giocare senza Marta? Perché Marta è una sorgente di ferro, dicendo sorgente, essendo lì nell'esercito, credo che possa essere valida. Una battuta stupida, vero? Sì. Va bene. Non mi sorprende che l'abbia fatta a te. Bene. No, è stato, cioè, un cambiamento importante. Poi c'ero io a sostituirla e siamo due persone totalmente diverse. Anche a trasmettere carisma, lei era super importante in questo. E tu sei più scialla. Io sono più scialla. Sei più tranquilla. Quindi diciamo cercavo di gestirle diversamente da Marta, però... però alla fine è andata bene. È una difesa che comunque ha tenuto botta, non essendo magari la migliore del campionato a livello di rete subite, però con tanti cambiamenti. È andata via Marta Rovera, è andata via Michela Cursi, è arrivata una sorpresa come Consuelo Riba. Già. Che primo anno che gioca a calcio si è tolta la soddisfazione di vincere un campionato. Ha fatto vedere chi è. Ecco, Consu sì. E Enrica, tu che sei un attaccante, un difensore come Consu è facile da giocarci contro o no? Perché mi sembra un Consu po' muschino. Ha una fisicità eccellente, molto, molto forte, veloce, potente, quindi è difficile giocare contro di lei. E poi, come dicevi tu, il primo anno che gioca deve imparare ancora tante cose da un punto di vista tattico, ma quello, cioè, abbiamo cercato di aiutarla comunque. Ci ha fatto vedere tanto. Sì, no, ma infatti io gliel'ho detto tutte le volte che chapeau, perché per essere una novella, perché comunque avendo iniziato quest'anno è stata veramente una sorpresa per tutti. E secondo me è una che, se guidata nella maniera corretta, diventerà un difensore ancora più forte di quello che ha già dimostrato di essere. Trovata al torneo dell'oratorio a Busca. Quindi, da te, da me, sì. Porca miseria, ero con Andrea Passerò. Ero con Andrea Passerò. Voleva farsi fare i complimenti. No, uno scout è veramente d'eccezione. Talent scout d'eccezione. Sì, io li cerco all'oratorio tutti. Porca miseria. Allora, voi siete arrivate appunto nel fine di campionato con la possibilità di gestire un vantaggio. Ecco, il momento che secondo voi, o la partita che è stata secondo voi quella chiave per fare il salto e staccare e poi comunque rendervi conto di avere poi il destino nelle vostre mani, quale può essere stato, quale periodo, quale partita in particolare? Le partite sono state due fondamentalmente, perché la prima in assoluto contro il Romagnano, che a mio avviso è la squadra forse più completa nel campionato, e noi siamo state brave a vincere all'andata e siamo state brave a non perdere al ritorno, perché poi nel loro campo è veramente difficile uscire con punti, e loro sono una squadra fisicamente, tatticamente, con individualità d'eccellenza, quindi secondo me la partita chiave è stata la prima partita chiave è stata quella, perché abbiamo mantenuto il vantaggio su di loro non perdendo. E poi ovviamente quella contro Cavaller Maggiore al ritorno. All'andata è stata l'unica squadra che ci ha battuto, e quindi comunque poi è un derby, è sempre dei lati nascosti una partita del genere. È una partita sempre che fa storia a sé. Esatto, perché... e devo dire che
è stata forse l'unica partita che, cioè una delle poche che abbiamo nel ritorno giocato bene. Io sono sempre stata considerata un po' la tragica della situazione, perché non ero contenta di come giocavamo a livello di gioco, cioè i risultati arrivavano, ma come gioco eravamo un pochino indietro. E quella partita lì è stata, secondo me, forse la più bella che abbiamo fatto, perché contro una squadra di valore assoluto abbiamo dimostrato finalmente di essere in quella partita superiore. Anche perché era in un momento del campionato in cui dovevate, non potevate sbagliare, dovevate fare la prestazione perfetta. No. Era prima della pausa, quindi condizionava un mese di vita sociale. Veramente. Elena, tu sei invece a Saluzzo da quanti anni esattamente? Quest'anno 13. Quest'anno sono 13 più o meno. Quindi sei un'affezionata insieme a Alessandra Chiave e Emanuela Giordanino, che causa maternità è ferma ai box. Cambiò per il momento. Cambiò per il momento vita. Ecco, raccontaci un pochino in modo conciso come sai fare tu 13 anni di vita a Saluzzo. 13 anni, ne hai viste, passate tantissime cose, ne hai passate cose. Tante sì. Raccontaci un po' qualcosa, va. Coincidere 13 anni deve essere una bella sfida, ma tu la vincerai. Io la vincerò, non credo. E sono passate tantissime cose, tante di noi siamo proprio cresciute, quindi abbiamo fatto gruppone solido base, tipo appunto Minetti, Chialvo e Giordanino, e poi pian pianino si è... Quindi calcisticamente, io sono ignorante, non saluto, però calcisticamente, quindi quali campionati, quali categorie hai dovuto affrontare? Siamo partiti dalla D, la prima, poi siamo saliti in C dopo, non lo so, 5-6 anni. Quindi hai fatto metà in D, metà in C? Capito D, bene? C. Hai fatto D, salita in C, retrocessa. Sì, poi vabbè. In D, fatto un po' di scuola. Esatto. E tu dove stavi 13 anni fa? Non c'ero ancora. Non ancora no. Allora, stavi combinando. Volevo fare un dolce pensiero. Detto questo, avete fatto comunque, abbiamo fatto un passaggio enorme, perché passare dalla C alla B. Dalla D alla C alla B. Sì, ok. Anche perché c'è stato un anno dove c'è stata completamente la rivoluzione, no? Tu hai resistito a questa rivoluzione. Io ho resistito, sì. Sono rimasta a guerriera. Tra parentesi, le ragazze che erano al Museo di Saluzzo, complimenti a loro perché hanno vinto praticamente il campionato di serie D l'altra settimana, a Pistigliolese, molte delle ex ragazze, proprio lì, come Anna Rosa Barra, eccetera. Hai giocato con loro, no? Io ho giocato con loro, sì. Stagione super per la provincia di Cuneo a livello femminile, eh? Eh sì, Cuneo in Serie A, Albese terza in Serie B, Musello primo in Serie C, Cavaller Maggiore terzo, Gem Tarantasca e Costigliolese promosse. Tanta roba. A livello di primavera? Ha vinto il Toro. Mi spiace. Che dobbiamo farci, caro? Spararci sembra brutto, quindi. A proposito di Cavaller Maggiore, allora voi avete stato il derby, adesso ci sarà di nuovo questo derby, però in Coppa. Ovviamente sarà con ogni probabilità l'occasione per far giocare magari coloro che hanno avuto meno spazio, o come vi approcciate a questa partita dopo i grandi festeggiamenti, i litri di birra, i chili di pane e salsiccia? Che non confermo né smentisco. Invece ci sono foto compromettenti. Come verrà organizzata la partita spetterà al mister decidere, quindi spetteranno a lui tutte le scelte. Noi penso che Cavaller Maggiore se la giocherà invece molto molto seriamente. Sì, che diciamo. Io sappia puntano abbastanza sulla Coppa, giustamente. E non lo so, io non ci sarò alla Coppa, quindi non posso dire come verrà affrontata. Certo è che penso che chi entrerà in campo ovviamente
entrerà per vincere in qualunque caso. Poi le partite si decideranno. Fare il double è sempre comunque un... Com'è? Fare il double è sempre qualcosa. No, noi giochiamo solo per il triplet. Il double non ci dà. Mi piace questa parola, è una parola che non mi piace. No, a parte tutto, rispondo un attimino da direttore sportivo a questo punto, mi intrometto un secondo. Sicuramente... Lasciamo rispondere loro. Ricordiamo. No, non è resistito. La Coppa per noi, che abbiamo una seconda squadra, deve essere anche un modo per testare quelle ragazze che bisogna valutare per il prossimo anno, anche perché è chiaro che il mercato sarà di quelli caldi, però vogliamo valorizzare. Cosa fai così? Ti sei dato la zappa sui piedi, no? Perché adesso mi costringe a chiederti del mercato. Eh? Io voglio sapere. Tu non farai nomi, anche se alcuni me ne hai già fatti, ma io sono professionale, non dico. Alcuni te li hanno fatti loro. Penso te li hanno fatti anche probabilmente sì. Alcuni ti hanno detto direttamente a te, non a me. Pensa. Quindi, che ridere. Diciamo, non lo dico perché aspettiamo l'ufficialità. C'è qualche obiettivo già mirato e magari già qualche affaruccio già concluso senza fare nomi, e poi sulle conferme delle giocatrici. Allora, penso si punterà a confermare il blocco. Partendo dal presupposto che il gruppo è confermato, perché è giusto che chi ha vinto il campionato abbia la possibilità di misurarsi in un torneo superiore. Detto questo, ovviamente ci saranno degli innesti. Sei diventato solamente serio e professionale, non è da te. Ricopro un altro aspetto di ruolo. Finisco la frase e poi torno al pirla di prima. Ah, ok. Chiaramente, appunto, tutte confermate. Ci sarà, penso sicuramente, chi mi chiederà di essere ceduta, perché magari ha giocato già di meno quest'anno e mi vuole rischiare. Magari c'è qualcuno che per problemi di lavoro magari ha qualche problema in più, perché poi ci saranno trasferte abbastanza importanti. Non sono ancora a conoscenza di questi problemi, ma se c'è lo scoprirò. Me lo farai sapere. Te lo farò sapere. C'è un'intervista poi tete a tete. No. I nomi non li faccio, però nel senso, secondo voi, domanda la ribalto così almeno mi tolgo dall'impiccio. Dall'impeachment? Dove si deve migliorare per fare? Tu l'hai già fatta questa categoria, forse ti ricordo un'altra categoria ben più spessa rispetto a quella attuale. Non mi dicono tutti che il livello sia un pochino sceso, che si sia concentrato maggiormente in Serie A, tutte le giocatrici più forti, però. Come, in quali reparti, quali profili di giocatrici bisognerebbe secondo te prendere per migliorare ulteriormente una rosa che comunque ha dimostrato di potersi giocare con tutti il campionato? Elena, prendi anche tu il microfono, perché non è che sia rauca, ma bisogna intervenire. Risposta compatibile con il budget, perché Andrea ci tiene, quindi il non budget fare, non lo conosco, quindi non so. Secondo me per fare un campionato di Serie B sono necessari, e sottolineo necessari, innesti in tutte le parti comunque, perché all'interno di questa squadra qua ce li ho. Siamo forse in due gli eminenti che l'abbiamo già fatta la categoria superiore. Gabri, scusa, il portiere, vero? E Giurda. Guarda che stasera ti spacca la testa. No, e fra l'altro che giocavano tutte con, e giocavano me, tutte, no? Con lei. Non che giocassero in altre squadre. E quindi necessitiamo di esperienza, perché la maggior parte della rosa attuale non ha mai affrontato un campionato superiore, e lo stacco c'è. Io adesso non so se effettivamente il livello sia sceso, sia salito, come sia rispetto a quando ci giocavo io, però lo stacco c'è, e c'è soprattutto a livello di ritmo, e quindi abbiamo bisogno possibilmente di gente magari che l'ha già fatta questa categoria, e sicuramente innesti in tutte le parti. Io penso che io sparo un numero, ma almeno 5 giocatrici sarebbero necessari. Ce li hai? Ce li hai? Ce li ho.
Addirittura, okay. Già 5. Vabbè, dai, facciamo, mettiamo, diciamo degli iniziali, dai. Iniziali dei cognomi, indizio. Dei cognomi, così può essere. A, B, C, D, F, G, H, I. Diciamo che A potrebbe essere. A potrebbe essere. Attenzione, cominciamo a sfogliare l'annuario. L'annuario che uscirà. Dice, non è di Cuneo, quindi. Aiuto. Intanto si stappano. Si sciallappano grandi spumanti. È entrato Padovano, direttore sportivo del Cuneo, quindi si festeggia subito il suo ingresso, segretario del Cuneo, comunque dirigente del Cuneo, si è festeggiato il suo ingresso stappando lo spumante, ma torniamo alla Museo Salusso. Concludiamo appunto, concludiamo con qualcosa, scegli tu. Beh, allora, tieni, mi interrompo troppo di sì, sì, ma lasciami parlare un attimo, cioè, mi continui a interrompere. No, parlavamo, sai, sì, abbastanza. Parlavamo delle altre squadre della provincia. Ovviamente un derby che non ci sarà l'anno prossimo è quello con il Cuneo, perché il Cuneo è salita. Come avete visto, seppur a distanza, questo campionato vi ha sorpreso questa cavalcata biancorossa, ricordando che l'anno scorso comunque hanno lottato per la salvezza, mentre quest'anno con una squadra totalmente rinnovata hanno fatto un'impresa, penso. Sì, ce l'hanno fatta. Io non seguo molte, non dovrei. Non dire. Ti piace il calcio femminile? No, io seguo solo la mia squadra. Quindi il Cuneo. Sì, ho visto che ha fatto una super cavalcata. E ce l'ha fatta così. Ah, così. Agile. Agile. Agile o un po' più macchinosa? Io per quello che ho visto. Sono sempre state in testa, quindi presumo che siano partite bene dall'inizio, abbiano portato avanti tutto il campionato in maniera egregia. Io tante giocatrici non le conosco, però sono tutte di qualità indubbia, quindi hanno fatto un gran campionato. E la Serie A sarà... Teoricamente l'anno prossimo in Coppa potreste incrociarvi in caso di superamento del primo turno? Sì. Perché loro sarebbero subito lì. Al terzo turno. Allora, se ne parla, primo turno sarà il girone. No, il girone. Non c'è più il gironcino. Non so. Non so. Poi è stato un campionato appassionante fino all'ultimo, perché sono andate a giocarsi il campionato, l'ultima partita contro Luserna, quindi è stato bello come campionato. E Luserna invece, visto che è stato il vostro Luserna avversario l'anno scorso? Luserna è sempre stata una squadra quadrata già l'anno scorso, poi anche lei ha fatto degli innesti di categoria, di categorie anche superiori, quindi hanno fatto un gran campionato, hanno fatto un mix di esperienza e nuovi innesti che è stato poi dopo. Potrebbero essere ripescate? Ulteriore ripescaggio? No, perché quest'anno hanno fatto già il ripescaggio l'anno scorso, poi sarebbe comunque storico, perché sarebbe l'unica squadra in tutta la storia, penso, del calcio, no, a vincere un campionato e andare in Serie A. Te l'ho chiesto apposta per questo commento. Ah, lo sapevi già? Sì, ne avevamo già parlato. Vuoi aggiungere qualcosa su Luserna o confermi intorno? No, io confermo, lei è informatissima. Meglio qualsiasi cosa avesse detto tu avresti confermato. No, davvero. Dici qualcosa di tu, allora. Come andate in Messico? Ecco, questo vi devo parlare. Hai fatto di bello in Messico? Vai rispondere a Chicca. Sì, okay. in una trasmissione sportiva. O Globo. Seguono tantissimo il calcio anche. Sì? Ti hanno chiesto se vincevi o no il campionato quest'anno. Oh, seguono, sì, il calcio femminile. Sì, sì, ho visto anche delle squadre giocare. Sì? Mm-hmm. Lo guardano sotto il sombrero. Mm-hmm. Con gli occhiali da sole. Già hai fatto solo il Messico o anche fatto altro? Ho fatto anche Guatemala. Ah già, Guatemala, ci hai scritto un messaggio. Che vi stavo seguendo. Vi stiamo seguendo, saluto da Guatemala. Per la stavo seguendo su Idea Web TV. Seguivi su Idea Web TV? Oh, certo, sempre. Se mi dicevi che cos'è Idea Web TV, mettevamo una cosa bianca davanti al tuo volto. E sarebbe stato storico. Sarebbe stato bello. Epic Queen. No. Beh, dai, Elena. Dici? No. Vabbè, quindi adesso Cavaller Maggiore, poi nel mini girone avete anche l'Asti Sport, vero? Sì, esatto, l'Asti Sport.
Tu ti stai informando per quando sono libero mandarmi da altre parti? Sii sincero. Sì. Potrebbe anche essere, potrebbe anche essere. Bene, hai ulteriori curiosità? No, chiedo poi se sarà allenamento il massimo. Hai qualcosa di molto rilevante da aggiungere, da ricordare? Qualche dedica particolare? Ecco, facciamo un'ultima dedica per questo campionato vinto. Io voglio sentire soprattutto la dedica sua. A chi dedichi? No, insieme. Questo... insieme? Sì, sì, sì. Ho paura, ho paura. Ad Andrea, chiaramente. Oltre ad Andrea che... Oltre ad Andrea, che è la... già per scontato. Glielo dedico anch'io. Dedica anche per gli lui. Dedico questa puntata ad Andrea. No, questa... Cioè, dedichiamo un super saluto a Alessandro Chialvo, nostro capitano, e la convochiamo per la prossima puntata per uno dei suoi super discorsi qui. Qua la prossima settimana, solo come lei sa fare. Lei che ama parlare al microfono, anche lei più o meno come sì, però lei ama. Domenica ha preso coraggio. L'ha presa bene domenica sera a parlare davanti a tutti. Ah sì? Ah, io sì, è stato particolarmente loquace. Sì. È stato un discorso commovente. Divertente. Sì, forse si è commossa anche lei. Ma hai ricordi annebbiati o ti ricordi cosa ha detto? No, perché... non so se lei si ricorda. Io mi ricordo abbastanza. Peccato non essere riusciti a riprendere con i nostri potenti mezzi. Io non ci ho veramente pensato. Ah, io ce le ho delle prove. Come ce le ha? E non hai mandato niente a... Idea Web TV, ricordiamo. Dopo ne parliamo, Bubi. Potrebbe essere in anonimo, che non potrebbe essere un documento di valore inestimabile, comunque vedremo. Quindi la dedica per entrambe e per il capitano. Quindi beccati questa dedica. Capitano. Capitano. Ciao, un ciao anche dall'intervistatore. Io sono ciao, l'intervistatore. Sì, vediamo dopo. Va bene. Vi faccio ovviamente ancora i complimenti per questo campionato, ovviamente poi adesso aspetteremo tutte le varie vicissitudini di mercato, Andrea ci terrai ovviamente aggiornati. No. Darei tutto a giornali concorrenti. Certo. E vedremo poi per questa stagione, ovviamente il salto è importante, quindi una Serie B è tutta un'altra cosa. In bocca al lupo per queste ultime battute di stagione, ti ho detto che non ci sarai per il derby. Io ci sarò. Ci sarai, quindi sì. In bocca al lupo per la partita. Io ci sarò. E per l'Asti? Non ci sarai. Se non ci sei per il Cavaller Maggiore. No, se non ci col Cavaller Maggiore ci sono se fa brutto. Se fa brutto, quindi queste sono, queste sono ipotesi complicate, quindi seguiremo il meteo in questi giorni con trepidazione. Premettiamo il fatto che comunque avevamo diciamo la verità, che colpa diciamo tua. Che quando come patto era stato definito che vinciamo il campionato, poi per la coppa chi c'è via libera tutto. Colpa di Andrea, sembra veramente una bolgia. Beh, giustamente così. Un'armata braccalera. Giustamente ci sta. Dopo tre anni ci sta. Era un premio. Firmato nel contratto milionario inizio anno. Che sì, sì, sì. Che io non ho mai depositato. Milionario. Che io non ho mai depositato in Lega. Che non ci sarei stata in Coppa. Bene, quindi comunque ci sarà spazio, ci sarà modo per vedere poi anche qualche giocatrice dalla primavera, come hai detto, e quelle che hanno avuto meno spazio, quindi comunque un appuntamento importante. Noi seguiremo in diretta, perché comunque è un derby, quindi è importante anche per l'ultimo derby della stagione, quindi vedremo comunque come andrà. Grazie ancora per essere state qui con noi, complimenti. Noi con Un Caffè Fuori Campo vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ricordiamo commenteremo soprattutto la partita del Cuneo in seconda divisione contro il Delta Porto Tolle. Anche sotto questo punto di vista ricordiamo che domenica noi seguiremo la gara del Paschiero in diretta qui su Idea Web TV.